Juventus con Nedved centrale, Molinaro e De Celi sul binario di sinistra, Del Piero regolarmente in campo dopo un problema muscolare nel riscaldamento. Prima da titolare per Barone nel Torino, che recupera Rosina alle spalle di Bianchi, unica punta, dirige Rocchi. A Rosina, centesima partita in Serie A, bastano 40 secondi per scaldare i motori. Sinistro dai 30 metri, palla sul fondo. La risposta della Juve al sesto, cross di Grighera, Natali respinge di testa, sul pallone si avventa Sissoko, destro, potente, palla sul fondo. Undicesimo, Nedved ancora per Sissoko. Stavolta Almagliano inquadra la porta, traiettoria centrale, Calderoni si salva in calcio d'angolo. Sissoko è anche il primo ammonito, fallo su Paolo Zanetti, prima dell'intervallo ammonizione anche per Barone. Ventunesimo, Del Piero largo a destra, va via Natale, palla in mezzo, arriva Marchionni che ci prova di destro, grande Calderoni, ancora Marchionni, stavolta di sinistro, ancora Calderoni. Decisivo il sostituto di Sereni fra i pali della porta del Torino, rivediamo la doppia parata. La Juventus in questa fase si fa preferire per la facilità con cui allarga il gioco sulle fasce. Su Molinaro lanciato da Nedved c'è il recupero di Abate che fa valere la sua velocità. Brutto l'intervento di Diana su Pavel Nedved, il ceco rimane a bordo campo per 2 minuti, poi però può riprendere il suo posto in campo. Se il vice Sereni tiene in piedi il Torino, il vice Buffon fa tremare la Juve. Mezzo pasticcio di Manninger, Bianchi non ne approfitta, è il 33esimo. Con il montaggio di Andrea Moretti andiamo alla ripresa. Problemi per Grieger, al suo posto Melberg. Terzo minuto Nedved innesca a Mauri, tunnel a Di Loreto. Arriva Barone, ma il brasiliano resiste, entra in aria e va al tiro. Calderoni sfiora soltanto, Juventus in vantaggio. Ancora Mauri, sue 5 delle 7 reti juventine in questo inizio di campionato. Abbruscato per Rubino nel Torino che si rende pericoloso con Diana, il cross è per Bianchi, la deviazione acrobatica di Legrottagli priva il Granata di una potenziale palla gol. Esce De Celi, entra Giovinco che si fa ammonire per la trattenuta al compagno di nazionale Under 21 Abate. Il cambio amoroso Bianchi, l'ammonizione di Di Loreto che poi in questa mischia dopo la respinta di testa di Chiellini va al tiro, il Torino ottiene soltanto un calcio d'angolo. Il finale è tutto della squadra di De Biasi. Corner di Rosina, colpo di testa di Abbruscato, il pallone termina sul fondo. La quinta per Amauri e Ventola per Rosina agli ultimi cambi. Poi 42esimo, Diana per Amoruso che sfiora soltanto. La Juventus ritrova la vittoria in campionato dopo 34 giorni nei quali ha raccolto 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Torino, quinto stop consecutivo.